sede di Palazzo Cusani, un grande evento cinematografico, un grande evento di diffusione d'immagine. Partendo dal libro di Giusva Branca è nato questo film La Viola contro tutti, che, Presidente Branca, mi sembra che in questo momento ci sia anche una bella coincidenza tra il lavoro che avete fatto quest'anno e il lavoro che avevate già messo in cantiere per questo documentario. Dal tuo punto di vista la coincidenza significa che? Significa che si chiude un cerchio, si mette un punto rispetto a un'operazione di salvaguardia della storia, della memoria, di cristallizzazione della storia, e per questo sul piano personale sono orgoglioso. E tra un minuto si comincia a riscriverne, si continua, ma se vogliamo pensare ancora diversamente, si comincia a scrivere un altro capitolo di questa infinita storia. A distanza di poco più di un mese, Viola ancora protagonista, ma Viola che trascina la città qui a Milano. Sì, il brand Viola, identificato in maniera netta e totale col brand Reggio Calabria, tu lo sai bene, ancora tira, ancora è portatore di grande rispetto e di grandissima dignità sociale, lontano da Reggio, anche nelle grandi piazze come Milano. Alla parola Viola Reggio Calabria in tanti hanno un moto anche di simpatia, perché da gran parte del paese è stata vista sempre come simpatia, come simbolo del riscatto. Senti, personalmente ti aspettavi di arrivare al film quando hai scritto il libro? Ma del libro l'ho scritto per un'esigenza mia personale. Ho deciso di scriverlo quando è nata mia figlia, perché ho pensato che sicuramente non gliela sarebbe, la Viola non c'era più niente della Viola, non gliela sarebbe fregato niente della Viola, però se un domani avesse voluto sapere di che cosa delirava il suo papà, non avrebbe avuto dove ritrovare queste cose. Allora mi sono messo in moto con le mie fonti che avevo, altre le ho cercate, è nato questo libro, un libro che non nasce con esigenze commerciali, infatti la tiratura è limitatissima, per me andava bene così. Poi c'è il resto, ci ha pensato quel matto di Enrico Ventrice, che ne ha fatto un film, addirittura coprodotto da Rai Cinema, e tranne il Grande Torino, nessuna squadra di nessuno sport di squadra italiano ha mai avuto tanto onore. E abbiamo detto praticamente tutto.